Benvenuti gamers, sono Paolo Paladino che non si chiama Dino e questa è la carica del 102 parti extra in minigiochi. Parte 1 forse se divido i minigiochi, dipende quanto mi impiegherà il mini golf. È bellissima questa parte perché c'è la tromba. Non è ancora apparso, come si dice, attiva Windows, anche se sto registrando dalla prima, già in seguito alla prima parte extra, quindi va bene così. Partiamo quindi con i primi due, sono sbloccabili fin da subito, sono sbloccati fin da subito. Mini golf. Istruzioni. Se vuoi affrontare questo mini golf, mia ultima ispirata creazione, io, Crudelia De Monti, avverto, è un percorso diabolico, crudele e pieno di insidie, capolavoro tipico del genio De Monti. L'obiettivo del mini golf è la semplicità fatta gioco, mettere la palla in buca con il minor numero possibile di colpi. E dov'è la difficoltà, ti chiederai? Non temere, per le buche ho studiato insidie e trappole che dovrai evitare se vuoi assicurarti un buon punteggio. Prima di ogni colpo dovrai scegliere la direzione da dare alla palla. In questo modo, ottenuta l'angolazione desiderata, premi il pulsante azione per caricare il colpo. Attenzione all'indicatore di battuta. Più aumenta, più il colpo sarà potente. L'indicatore cambierà di intensità finché non schiaccerai il pulsante una seconda volta. A quel punto la palla volerà via. Verso la buca, si spera. Attenzione alla forza con cui colpisci la palla, perché se il colpo è troppo potente, la palla può superare la buca. Il punteggio finale dipende dal numero di colpi necessari per fare tutte e 9 le buche. Più è basso, meglio è. Il punteggio migliore viene salvato con la partita. Buona fortuna! Ne hai bisogno? Bellissime le istruzioni. Allora, come avete visto, c'era 22 colpi come standard da superare. Mi ricordo che io l'avevo superato, mi sembra che avevo fatto però tipo tra i 18 e i 20, una cosa del genere. Non vi assicuro nulla però, un giocatore, se fate due giocatori non cambia assolutamente nulla. Allora, devo sperare di beccare quando... ora. Perfetto. La prima buca si fa sempre in uno. La seconda si fa invece in due. Capirete da poco il perché. Posso andare direttamente dritto, posso fare così. Ok, mi è andata bene. Questa è la buca che odio di più, perché farlo salire e non far superare la buca per poter restare qui è molto difficile. Penso si possa fare in una buca, però non ho idea. Allora, non ho visto come si chiamava la prima buca, questa è la Torre Eiffel. Devo farla poco potente. Così. Ah, 2 è quello che ho fatto io. Ah no? Ah, sì, 2 è quello che ho fatto io e 3 è quello che ha fatto la gente, tipo, per fare bene. Allora, la campagna, infatti, come vedete, è ispirato alla campagna questo. Spero di non andare dall'altra parte, quindi devo farlo potente, ma non troppo, tipo qua. No? Infatti, sono già andato male. L'altra volta era andato molto meglio. Devo farlo tipo così. No, niente, l'ho perso. Ho perso il record tantissimo. Non ce la faccio. No, cosa? Dai, Irl, sono più bravo a finicolpo, giuro. Ok, perfetto. Mi basterebbe un colpo bello potente in teoria. Ah, cacchio, l'ho superata. Eh no, ora è un casino. Devo tipo andare di sponda. Niente, questa buca mi ha
ucciso il record che avrei potuto fare. Mi pare che posso già farlo dritto. Proviamoci. Allora, come vedete ci sono solo alcune entrate. Non so se si può annullare tipo in questo momento. Allora, vediamo. Oh no 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 no! Fermo. Ah, c'era lì, non l'ho visto. Ah, oh, dai, è in salita. Cacchio. How? Sto andando malissimo. No, record non lo faccio più se pensate che ci sarei riuscito. Cosa? No, dai. Sto tornando, quella è l'entrata, sì. Che lo faccio diretto perché sennò. Ops. Ce l'ho quasi. No, ci sto impiegando troppo. Appunto, l'ultima volta che l'avevo fatto per conto mio era andata molto bene. Stavolta invece sto andando malissimo. Ah, no, ho capito. Quando vedete il punteggio, quello più alto sono io, quello più basso invece è il record attuale che poi. Quello che ha salvato. Sto aspettando che il ponte faccia le sue cose. Deve essere giù. Ah, cacchio. Si può fare in una buca anche questo. Cioè in un colpo. La musica devo dire che è molto bella, come praticamente tutto il gioco. Ah no, sono tre, quello. Allora, quello poco è la buca attuale e quello alto invece è il totale. Quindi era 22, quindi non ce l'ho fatta. Non sto leggendo i nomi delle cose. Allora, qua mi sembra. Devo tipo fare una cosa strana, mi sembra. Questa è la giusta. La voglio spedire lì. Ah, ok, non mi serve più. Ok, la buca è di là. Se me lo sto facendo, cioè non ho voglia di battere il record, lo faccio proprio solo per mostrarvi le varie buche. Questo è il parco. Che è il parco? Non è il parco. Cioè. Sì. Non ci sta. Questo mi frega sempre. Lo so che non lo devo fare potente, invece lo faccio sempre. Vabbè. Come vedete era troppo forte, quindi l'ho tipo sorpassato. Questo è il palazzo di Mon. Uno dei più belli. Se fatto bene sono abbastanza sicuro che puoi spedirla lì direttamente senza sporcare un tiro. Perché su 9 buche il record è 22. Oh, come on. Questa è la fabbrica, sì. Vabbè. Ci
fatto nel momento giusto si possono evitare tranquillamente tutto, tutte quelle cose. Penso che avranno fatto meglio. No! Vabbè. E dai, ci sta. Mi basta superare quella salita. Fine. E niente, esci. Non ho guardato il nome di tutte le buche perché mi dimenticavo. E l'ho preso. Ah, sono uscito dal minigioco proprio. Vabbè. Vedete, appunto, il record è 22. Passiamo ora all'altro minigioco sbloccato fin da subito, che è Scava e Trova. Qui invece è a tempo. Istruzioni, ovviamente. Ciao! Per anni i cani hanno sepolto le cose più strane e pazze in questo terreno. Nuvolina e Domino vengono qui per fare un gioco di concentrazione che a loro piace molto. Lo chiamano Scava e Trova. L'obiettivo è trovare due oggetti identici, tra ferri di cavallo, ossi e altre cose strane. Per scavare devi spostarti su un mucchio di terra e premere il pulsante azione. Scavando un po' salterà fuori un oggetto. Poi devi correre su un altro mucchio di terra e di sotterrare un altro oggetto. Se gli oggetti sono uguali, si trasformeranno in fiori. Il tuo punteggio aumenterà e potrai fare un altro tentativo. Se gli oggetti non corrispondono, diverranno mucchietti di terra. La cosa principale di Scava e Trova è ricordare dove sono sepolti i vari oggetti, in modo da poterli accoppiare nel minor tempo possibile. Ogni partita è diversa dall'altra, perché la posizione degli oggetti all'inizio viene sempre cambiata. Se giochi contro il computer, l'obiettivo è accoppiare tutti gli oggetti nel minor tempo possibile. Più sei svelto, meglio è. Il punteggio record viene salvato con la partita. Giocando contro un amico, potrete accoppiare gli oggetti a turno. Vince il giocatore che a fine partita ha accoppiato il maggior numero di oggetti. Non c'è altro. Buon divertimento! È Memory, per chi non l'avesse capito. Come ha detto lui, se è in 1 è a tempo, infatti il record prestabilito è di 1 minuto e 45. Se invece è a due giocatori, perché uso nuvoline? Va bene. Ah no, lo so il perché uso nuvoline. Se invece è a due giocatori, si fa punto a punti come il Memory normale. Di aver trovato tutti gli oggetti. Infatti, bella coppia. Ok. Ok, è andata bene. Bella coppia. Ok, gli altri sono tutti oggetti che ho visto. Era qui. La palla. Ops. Sta andando malissimo. Non mi ricordo. Il ferro di cavallo. Andava qua. Incredibile. Ok, questo era qui. Fantastico. Il pancione c'è la palla. Ah, l'ho fatto. Ah, si può saltare. Incredibile! Riesco a fare il record se... Yeah. Ok, record. Non mi lamento. Questa è la musica lì?
dei minigiochi va. Ah, ovviamente scrivo Ale, invece scriverò Pal, di amico praticamente. Fallo. Ah, salviamo. Perfetto. Esci. Sì. Siamo ora al labirinto fluttuante sbloccabile con Crudelia 2, come vedete è a tempo. Con Crudelia 1, scusate. Istruzioni. Ciao, questo è il gioco del labirinto fluttuante. Muovendo a sinistra, a destra, su e giù, si inclina il piano e la pallina si muove. Più si inclina il piano, più la pallina acquista velocità. Inclinando appena il piano, la pallina si sposterà lentamente e tu potrai controllarla meglio. L'obiettivo è percorrere tutto il percorso nel labirinto sino al traguardo. Se la pallina finisce in buca, non hai perso, ma devi ricominciare da capo. Il punteggio record viene salvato con la partita. Buona fortuna! Non hai perso, ma ricominci da capo, che è come perdere. Però è un gioco per bambini, quindi mica perdi. Inizia. Ok, allora, a me non interessa molto il tempo. Ok, è consigliabile seguire il percorso che è in rosso. Questo è un gioco realmente esistente per, non so, i bambini che mi seguono. Mi seguono bambini. Perché incredibilmente oltre ai videogiochi esistono anche giocattoli realmente esistenti. Un po' la cosa di cui si lamentava Crudelia, che i bambini giocano solo ai videogiochi e non ai giocattoli. E quindi l'è andata in bancarotta. Quindi usate un po' di giocattoli ogni tanto se siete bambini piccoli, perché sennò Crudelia vi ruba i cuccioli. Non so cosa sto dicendo, in realtà sono abbastanza concentrato. Neanche tanto. Ok. Ok. Calma, con calma, con calma. L'ho fatto, l'ho fatto. Ok, fatto. D'accordo? Sì. Sempre palla. Salva, why not? Questo era il minigioco di Crudelia 1. Passiamo ora a quello di Crudelia 2, che è la dama. Come vedete non c'è la record, questo perché è la dama vera e propria. Semplicemente usi domino per sostarti. Ehi là, sono l'illustre inventore Rodney Colbotto. Niente presa in giro sul cognome. Ecco le regole di questo gioco di dama. Ogni giocatore ha le sue pedine. Da un lato le rosse, dall'altro quelle nere. Crudelia preferisce il nero perché si intona con l'acconciatura. Se è possibile scavalcare una pedina avversaria, questa viene eliminata. Per spostare una pedina basta piazzarci sopra il proprio personaggio e premere il pulsante azione. Poi si deve spostare il proprio personaggio sulla casella da occupare e premere di nuovo il pulsante azione. Quando una pedina raggiunge il lato opposto della scacchiera, diventa una dama. Le dame sono speciali perché possono spostarsi sia in avanti che indietro. La partita è vinta quando l'avversario non ha più pedine o non può più muovere perché ha tutte le pedine bloccate. Non c'è altro. Puoi giocare ora. Ma niente presa in giro sul cognome, sono molto suscettibile. E quindi è effettivamente una partita dama. Ne giocherò una, ma taglio, perché sì.
Ah, ok. Questo per tutti quelli che giocano a Damo con me e mi dicono che non devi mangiare per forza. E invece sì. Ok. No, in realtà non lo voglio. Vabbè, dai, inizio. Media. Non sono molto bravo. Allora, bisogna praticamente usare domino. Se sei in due, bisogna usare solo domino. Forse sì. La mia prima mossa è sempre questa, mi pare. Cosa che devo mangiare? Che devo mangiare? Ho fatto una cavolata. Sono bravo, dama. Guarda, che bello. Pensavo mi mangiava l'altra. Ah, cacchio. Perché no? Dovevo fare damone. Certo, ora gliene mangio due, però. Mi sembra che quella piccola può mangiare quella grande, comunque. È per quello, esatto. È per questo che ha fatto così. Ah. Ok, ho vinto. Era media, però non sono bravo, quindi. Ok, la dama si giocava con Crudelia 2, siamo quindi a Crudelia 3, la corsa sul ghiaccio, che è il più, non lo so, divertente, innovativo in teoria. Andiamo. Istruzioni, che ce le darà un aiutante che non piace a nessuno. Vorrei farti provare. L'obiettivo è tagliare il traguardo prima degli orribili giocattoli di Crudelia. Prima correrai come Priscilla la maialina. Lei è già molto veloce, ma se passa su questi acceleratori va forte come il vento. Ricordati di raccogliere il salvatempo lungo il percorso per avere più possibilità. Attenzione alle lastre di ghiaccio e sta alla lata dall'acqua. Vincendo la corsa come Priscilla potrai correre con altri amici davvero speciali. Questi amici conoscono delle scorciatoie segrete. Ricorda, il punteggio record viene salvato con la partita. Buona fortuna! Allora, non ho visto... allora, sono felicissimo che c'è Watch Your Toast. Si inizia appunto con Priscilla. Poi si tocca da Chester e infine Crystal. Farò tre corse. Cioè, una per ogni persona. Non mi ricordo se posso saltare. Posso? Non ho preso il tempo. Non ho preso il tempo di nuovo. Non ho preso il tempo di nuovo. È andato bellissimo proprio. Ok, probabilmente starete notando cose in giro. E con cose intendo delle scorciatoie possibili, ma con Priscilla possiamo fare solamente questo. Credo di essere primo perché ha Priscilla. Dovrei girare la visuale. Ah, il record è 1.25, io sono 1 adesso. Ah, cacchio. Ah, qua è di qui, di qua, e di qua, e di qua. Perfetto. Ho preso che cosa? Due? Tazza Robot vince la medaglia di bronzo! Diavoletto!
solo dopo. È piccolo ma velocissimo, ma avrà migliori possibilità di vittoria se approfitterà delle scorciatoie segrete che solo lui conosce. Buona fortuna! Allora, medaglia d'oro! Comunque, stavo dicendo... non mi ricordo, qualcosa due stavo dicendo. Non ho ben capito come si chiama il robottino. Però GG per la fantasia, per diavoletto. Ok. Ora posso usare Chester. Ah, notare come sono tanti, tanti che mi piacciono meno in assoluto. Allora, io non ho visto... Non vedo buche. Ok, tipo qua. Ah, ok. Vedete, appunto, lui può usare le buche. E come potete immaginare, Crystal farà un'altra cosa. Picchia l'occhio. Non ho preso proprio il buco. Picchia l'occhio non troppo lungo, comunque. L'avrà visto. Ah, se l'è arrivato qui. Vedere le buche, perché non sempre capisco. Sono orientato all'uscita. Ok, no, ho vinto, ma non ho fatto record. Dotta Robot vince la medaglia di bronzo. Diavoletto vince la medaglia d'argento. Chester il topo vince la medaglia d'oro. Ottima corsa. Non è facile entrare e uscire da quelle piccole gallerie da topo. Ora puoi gareggiare nei miei panni. Cerca di fare dei grandi salti per trovare le scorciatoie che solo un coniglio come me può usare. Però Tosta Robot, best name. E uno dei motivi per cui Crystal non sta sembrare che nessuno è che se la tira un sacco in questa cosa. C'è stato l'altro, non avevo visto delle scorciatoie, l'ultima scorciatoia. Ops. Perché sono grande quanto non mi era? Se vedete vanno tutti lenti, tranne Priscilla. Questa è chiaramente la migliore per questo gioco. Ah, dovrei andare tu. Non lo faccio mai. Voglio il turbo. Mi sa che non batterò mai Priscilla. Non ho preso tempo. Dotta Robot vince la medaglia di bronzo. Diavoletto vince la medaglia d'argento. Il coniglio delle nevi vince la medaglia d'oro. Accipicchia, sei insuperabile. Roba da campioni. Puoi
potrai gareggiare di nuovo se vuoi provare a migliorare il tuo tempo. Divertiti! How about muori? Ok, usciamo. Salviamo, perché no? La migliore in realtà è Crystal, solo che a quanto pare non sono capace. E con degli A4 si sblocca l'ultimo tra i minigiochi, che è la danza sfrenata. Non c'è nessun record, questo lo scoprirete subito il perché. Sentite già la musica, dovete pregustarla. Ehi, da un'occhiata qui. Con mio fratello Domino abbiamo scovato questa sala di incisione segreta. Credo che sia del professor Colbotto. La cosa bella di questi strani strumenti è che più Domino si muove, più i macchinari producono musiche e suoni. Non credo ci sia un modo giusto o sbagliato di muoversi e giocare, ma non importa, è proprio divertente. In sostanza, se premo dei tasti, Domino balla. Più tasti premo, non devo premerli per forza. Se faccio susseguire diversi movimenti, la musica continuerà. Ma come? Sentite. Gioco, non c'è assolutamente nulla da fare e volevo semplicemente mostrarvelo. Quindi ho mostrato tutti i minigiochi, ho mostrato tutte le figurine, ho mostrato tutti i livelli con praticamente ogni cosa. Al massimo mancano alcune telefonate in Piccadilly e forse alcune predizioni nella giostra, ma io non ho nient'altro da mostrare. Quindi concludo ufficialmente questo let's play. Se ci saranno parti extra vuol dire che sono pazzo e farò tipo dei remix strani o non so, classifica dei livelli o roba del genere. Vorrei sapere cosa pensate del gioco, dei minigiochi, delle cose varie. Se avete idee per qualche video strano, perché non so se ne farò sinceramente. E quindi io ho finito, quindi esci dal gioco. Puoi uscire, sì. Quindi con questo ultimo salvataggio io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Pala, il paladino che non si chiama Dino.